Buongiorno a tutti, buongiorno professore, ciao Piero. Buongiorno. Oggi l'11 di settembre 2019, siamo di nuovo qui, via Volturno, Casi ATC. Siamo Professore. qui perché la questione è veramente grossa e ogni giorno ci presenta delle sorprese veramente drammatiche, soprattutto per chi abita in questa zona. Adesso osservavo e mi facevano osservare anche, non so, la concezione, per carità, non è un edificio di nuova costruzione, però si poteva anche modificare. Non si può concepire un ascensore sulla strada dove chiunque può venire senza avere, che ne so, un varco. Si poteva fare in muratura, chiudere questi spazi e fare una porta. Poi, Esatto. non so, questi rilievi, anche questi continui accessi, guardate, Si tappi il naso, professore. sì, qui vengono per pisciare, vedete, hanno divelto, Facciamo vedere vengono per pisciare, sembra. vengono tranquillamente per pisciare, ma si può vivere in una cosa così? Se un nostro assessore, il presidente dell'ATC, nella propria abitazione, sulle scale del proprio condominio, si trovasse ogni giorno delle pisciate per non dire altro, come reagirebbe? Ecco, io direi che il giusto approccio è mettersi dal punto di vista degli altri. Mettersi dal punto. Piero, accompagnaci. Vieni, Piero. A questo punto vediamo naturalmente questo Giardino. giardino che potenzialmente Un cortile. è una bella risorsa, nel senso che case con spazi così verdi al centro della città non ce n'è tanti, anche concepito con una certa modernità, però tutto il resto guarda, giriamoci un attimo, ecco, questo è l'ingresso. Ma quale condominio prevede un ingresso così all'aria aperta di un varco di 10 metri? Lì avrebbero dovuto fare in muratura, chiudere e fare un ingresso unico, come in tutti i condomini. Avrebbero dovuto modificare almeno l'ingresso, ma lo possono fare anche adesso. Non l'hanno fatto prima, lo possono fare adesso. Piero, cosa pensi di tutta la situazione? Ma la situazione è sempre più Drammatica. drammatica. La bellezza di un tempo di questo stabile ormai è andata a farsi friggere. Ramengo. Sì, perché è indubbio che quando è stato costruito questo stabile, la struttura è stata concepita in una maniera molto, diciamo, diversa da un condominio, quindi questi spazi ampi, Sì, ma perché aperti. era preesistentemente cos'era? Sì, ha mantenuto, diciamo, lo Era stile e l'architettura dell'ex distretto militare. militare. C'era un collegio dei gesuiti. Questo Prima era addirittura ancora. un collegio dei gesuiti. Ecco, questo In origine. giardino un tempo era Ma bello, mettiti lì, ben così fai tenuto. vedere l'altezza Prego. di queste erbacce. Diciamo Molto di che ti raccoglimento, superano in Piero. altezza. E potenzialmente questo giardino potrebbe avere ancora la sua bellezza, solo che purtroppo è di competenza del comune. E il comune cosa fa? Trascura, non taglia l'erba, Dell'ATC. gli alberi sono abbandonati, non sono tenuti bene, senza contare poi i vari disagi qui del percorso del corridoio con mattonelle che sono precarie come guarda, il calcinaccio. Ma questo qui cosa potrebbe? No, questa è la No. rete per tenere, per l'aggrappante. Sta Ah, venendo giù ecco. tutto. E questa è una rete messa per far aggrappare poi L'intonaco, ma tonaco, una l'intonaco rete. l'umidità ha distrutto tutto. Bene, ci stiamo avvicinando adesso sotto il porticato dove lunedì mattina abbiamo trovato un ospite, uno sbandato che vive, dorme Clandestino. e fa i suoi comodi qui sotto con la gente che passa avanti e indietro per andare Qui abbiamo nell'ufficio. un altro ingresso dove tutti possono praticamente Anche qui. entrare via Ma Verona cos'era 17. chiudere, restringere con
due pile di mattoni da una parte, due pile, fare un soffitto e fare un mattone. Cos'è? Addirittura abbiamo anche un ascensore per il portatore di handicap. Funzionante o? Chiaramente non sarà funzionante. Va bene, andiamo a vedere questo. Ecco qua. Buongiorno. Prego. Ecco qua, qui praticamente una camera da letto che viene utilizzata ogni sera, vedete che gli effetti personali, non voglio immaginare dove possa fare i suoi bisogni, queste sono ditate, non si sa di che cosa. E questa è la situazione. Avvisate polizia, ATC che fanno finta di non fare niente. Ebbene, di non essere. Ci hanno chiesto di fare delle denunce, che gli inquilini facessero delle denunce agli organi preposti. Di aiutarli. Ebbene, noi siamo qui stamattina anche per. Anche per aiutarli. Per raccogliere questo invito. All'aiuto. Dunque, allora a questo punto sarà la quinta volta che veniamo qui. Noi chiediamo a nome delle persone che abitano in questo stabile e anche del decoro e del benessere della città. Questa è una situazione che deve essere sana, ma anche per il rispetto della dignità umana. Sanata. Perché è inconcepibile una cosa del genere. Sì, ma non con provvedimenti tampone come quelli di qualche settimana fa, dove il Blitz ha sanato. Noi sappiamo per certo che qui c'è uno spaccio e c'è comunque sicuramente uno spaccio di stupefacenti. Tra consumo, spaccio, commercio, eccetera. Sicuro. Perché abbiamo avuto testimonianze di litigi, di bisticci tra ragazzi che frequentano abusivamente questo stabile, di notte e anche di giorno. E abbiamo anche degli appartamenti accessibili, vuoti, ma accessibili per queste cose. Dunque la situazione deve essere proprio completamente sanata, nel senso che bisogna fare delle modifiche architettoniche necessarie, chiudere, blindare questo edificio, blindare dal punto di vista architettonico, fare delle porte, chiudere tutti gli ingressi, chiudere, murare gli ingressi e lasciare solo dei varchi con dei portoncini, come da tutte le parti. E poi ripeto per una seconda volta, se i responsabili a livello amministrativo, anche della sicurezza e a livello di gestione, avessero secondo te nei loro condomini dove abitano una situazione così, no? Se i vari direttori, presidenti, dottori eccetera eccetera, politici, avvocati, avessero nel loro condominio sulle scale una situazione così, secondo voi come reagirebbero? Secondo te come reagirebbero? È facile immaginarlo. Io voglio dire solo un'altra cosa: la libertà senza sicurezza non vale niente, la libertà senza giustizia non vale niente. Svegliati Alessandria, non retrocede di un passo, saremo comunque ancora di più a fianco di questi cittadini, i nostri concittadini, per aiutarli a risolvere questo problema. Definitivamente, se è necessario chiameremo personaggi a livello nazionale, chiaro? Perfetto. Detto questo, aiutateci ad aiutarli. Svegliati Alessandria, buongiorno. Arrivederci a tutti, un caro saluto a Gianni. Okay.